Andiamo, dai, dai. Bella, frate. Buongiorno. Buongiorno dall'area sosta, area camper di Cesenatico. Come al solito anche stamattina è prestino, frate. Qua c'è un ristorantino. Io e Iago ci andiamo a fare una passeggiata e andiamo verso il mare, frate. Abbiamo fatto le ore piccole ieri sera, ci siamo un po' conosciuti, un po' tutti insieme, insomma abbiamo fatto una mega tavolata. Poi sicuramente troverai delle cose da vedere non sul mio canale, perché io sinceramente mi sono proprio staccato dal cellulare. Io ieri, fratello, ho litigato col telefono fondamentalmente, scherzo, però insomma non l'ho usato praticamente per niente. Quindi troverai qualcosa di questo raduno su Camper Diem, su Rotta 360, anzi neanche, lo troverai su Alemandic. E niente, adesso andiamo a fare una passeggiata, probabilmente troviamo gli Alemandic che giocano col drone in spiaggia, che c'è da fare un po' di allenamento stamattina, mi hanno detto. È già caldo, ma tutto sommato per 2 giorni Cesenatico credevo peggio. L'acqua pulita, frate, non l'avrei mai detto. Oltre all'acqua pulita, servizio ombrellone e 2 lettini, 13 euro. Comunque un importo assolutamente gestibile. Bagno che accettava i cani, quindi tanta roba ci sta. Qua sono molto organizzati per questo. Comunque adesso, frate, sono le 7:30, fino alle 8 c'è l'accesso libero in spiaggia. Probabilmente Iago se fa un bagnetto, ce n'ha bisogno, poverino, è stato tanto bravo, sempre sotto l'ombrellone, tranquillo, non ha fatto una piega. Quindi è arrivato il momento anche per lui di farsi un bagnetto, e poi così stamattina sta bello fresco, dai, ci sta. Approfittiamo un po'. Comunque gli accessi dei cani all'interno della spiaggia sono dalle 6 alle 8 e dalle 20 alle 22. Mentre per la spiaggia libera gli orari sono dalle 6 alle 22 senza problemi. Comunque, uscendo dall'area sosta, giri a sinistra, fratello, fai 600 metri e stai sul lungomare. Tutti i bagni stanno qua, c'è pure un pezzo di spiaggia libera. E questo è il lungomare. Vabbè, piadinerie, bar, gelaterie, c'è di tutto. E da quella parte, lì giù in fondo, c'è il centro con il canale, che è bellissimo. Oh, frate, l'acqua, cioè, non me l'aspettavo veramente, non me l'aspettavo. Cioè, l'acqua è veramente trasparente. Questo sta abbaiando, questo è pazzo, 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 pazzo. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Vieni che ti sgancio un attimo. Vieni. Occhio, 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 frate. Guarda i grazioli cosa ti combina, guardalo. Guarda,
cannolicchi a go-go qua stamattina, vabbè. Cioè io non l'avrei mai detta una roba del genere. Mai detta una roba del genere. Cioè tecnica che con il ditino vai lì e prendi il tuo cannolicchio. Tra l'altro ieri hanno preso anche un sacco di cozze, non so cosa fossero, ma poi te lo dico dopo, te lo inquadro dopo, fratè, che quando sarà in padella. Comunque, oh, cosa dirti? Questa è la situazione di Cesenatico. Come vedi il mare è splendido. E la spiaggia qua è totalmente libera. C'è un sacco di spazio. E boh, sinceramente, vale assolutamente la pena. 23 euro spesi a notte, spesi molto bene, con servizi base, ma comunque mare bello, gente tranquilla, si sta bene. Quello lì non vedeva l'ora di divertirsi stamattina, adesso lo faccio sfogare per un po' e poi lo portiamo su. Cosa dire? Fantastico, fantastico, fantastico. Guarda. Stamattina ti porterò nell'area di sosta, ti farò vedere un po' quello che... com'è organizzata, eccetera. Intanto lui va e si diverte. E bella, frate, a dopo. Ah, oggi pesca grande, ragazzi, oggi si mangia il pesce. Ciao. Buongiorno. Fatto il giro in drone? No, c'era già una marea di gente, dove ancora prima e via. Cioè dormiamo qua in spiaggia praticamente. Guardalo, c'è la palla. Sì, no, lui è convinto fosse sia una palla, ma non è una palla, è una boa. Tecnicamente però poi è una palla. Sì. No, no, piano, 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 piano. Ok. Adesso Iago lo abbiamo inchiodato al guinzaglio, basta, ha giocato abbastanza, comincia ad esserci gente, quindi a posto così. Adesso ce ne andiamo su, andiamo a fare colazione con i bambini, tutti quanti insieme, e intanto loro pescano cannolicchi e oggi vediamo come saranno questi cannolicchi. Ne ho preso uno anche io, frate, è una figata, metti dentro il dito, trovi due buchini, ci metti dentro il dito, trovi il cannolicchio, lo blocchi prima che scappa e te lo metti dentro al sacchetto. È un'area sosta, frate, ma fondamentalmente è un mini campeggio. Come vedi, il piazzale sono larghe, il tendalino si può aprire. E se è stata paura, dai. Un po' fronte strada, ma accettabile. Benvenuto all'area di sosta dei Cesenatico. Come vedi, siamo tutti piazzati e col tendalino aperto. Da quella parte c'è camper Diem e 5 in camper. Di qua ci siamo noi. Di qua ci sono altri amici che fanno parte del raduno. E ti volevo far vedere l'area sosta, che è abbastanza grande, comunque si può girare tranquillamente anche con la bicicletta, quindi i bambini possono tranquillamente divertirsi e fare attività tutti quanti insieme. I nostri si stanno divertiti veramente tanto, hanno conosciuto un sacco d'amici. Qua c'è una prima parte di bagni e scarico WC chimico con lavandino per lavare le stoviglie, carico e scarico, un sacco di camper, c'è un sacco di posto. Al momento noi spendiamo, vabbè, siamo con il raduno di Camper Diem, quindi in rotta 360 con un tour organizzato di gruppo, e siamo qui a spendere 23 euro ad equipaggio a notte. Adesso il costo preciso non te lo so dire. Da quella parte ci sono i bagni, lavandini, eccetera. Vedi? Le docce si fanno a gettone, quindi ogni gettone è un euro. Dura qualche minuto, quindi fai in tempo a farti una doccia. C'è un sacco di spazio. La cosa bella è che puoi aprire il tendalino, quindi non è un'area sosta di quelle dove stai veramente tutti quanti stretti e ammucchiati.
è fattibile, dai, ci sta. Allora, diciamo che l'area è grande, dipende anche dalla zona dove capiti. Noi siamo capitati da quella parte dove praticamente c'è la strada, quindi non è proprio il massimo da vedere, ma tra l'altro lì c'è anche la ferrovia, quindi passa anche un trenino che va piano, fortunatamente, quindi non fa troppo casino. Però insomma, poi da questa parte ci sono anche tutte le fontanelle dove devi chiedere la chiave se vuoi utilizzarla, perché c'è il lucchetto. Alla sera aprono anche zucchero filato e creperia qua, 4 euro una crepe e 4 euro uno zucchero filato, e questo si commenta da solo. Però uscendo da qui, quindi uscendo dall'area, sulla sinistra te ne vai verso il mare e il centro è a poche centinaia di metri, frate. C'è un Eurospin qua vicino, quindi adesso ti faccio vedere. Allora, qua è l'ingresso, quindi da questa parte tu accedi, hai tra l'altro anche una fontanella lì che non avevo mai visto, ok, e questa è l'area sosta, frate. Da quella parte c'è il mare, quindi 500 metri, qui c'è i bidoni della monnezza e lì da quella parte sulla sinistra, quindi girando da quella parte a sinistra, te ne vai in centro che è a qualche centinaia di metri da questa parte. Centro che chiaramente sei sul canale, quindi figo, ci sta. Su questa strada qua in fondo c'hai bar, piadinerie, pizzerie, noleggio di pedalò, eccetera, quindi sì, di noleggio di tutto, puoi noleggiare anche la moglie, no scherzo. Questa è la reception e qua prendi i gettoni e te vai a fare la doccia, prendi la chiave e ti apri il rubinetto vicino al camper. Non è dappertutto, però comunque ci sono diversi rubinettini in giro, quindi per fare carico dell'acqua veloce. E comincia a far caldino, frate, sono le 9:30, abbiamo fatto colazione, adesso con gli amici di 5 in camper e camper Diem vediamo di andare avanti. Ieri sera abbiamo fatto fare il gioco, anzi ha fatto fare Sara di camper Diem il gioco dell'escape room ai più piccoli, e in programma oggi l'escape room dei più grandi, e quindi insomma vediamo. Salutiamo questa famigliola che fa colazione. Buona colazione! E andiamo a vedere oggi quanti punti ha fatto a Pac-Man il nostro amico Matteo, ma non sa giocare a Pac-Man oggi. No, niente. Mi sono pure incartato qui col caffè. Cioè? Non esce più caffè? Ho messo il braccetto doppio, ma però no, cioè questa qui, no, questa qua è una chicca che devo far vedere, cioè frate, quando uno si fa via da una malattia, vedi? Ci sta, però figa. Questa qua è figo. Lo faceva, è figo. Non ho chiesto niente io, bello. Mi hanno detto ma fattibile, è personalizzata, vuoi personalizzare 500 euro in più da personalizzare. Va bene. Allora frate, l'area di sosta te l'ho fatta vedere, come vedi quello è lo spazio, quindi di spazio ce n'è tanto, puoi aprirti il tendalino, puoi fare quello che vuoi, i cani sono ben accetti quando non abbaiano, lui abbaia perché se non ci sono io, piantala, non si può più giocare, basta, ehi! A livello frigo, frate, come vedi sono sempre appoggiato, eh? Adesso l'hanno appena aperto, ma siamo ancora a 5 gradi e direi che sta funzionando alla grande. Questo gancino chiaramente si è rispaccato ancora, ma poi troveremo una soluzione migliore. Pareti fredde, congelatore che va alla grande direi,
Sì. E sta funzionando tutto quanto. Qua non c'è più caldo, qua non c'è più caldo. Frigorifero appena aperto è a 6 gradi, prima era a 5. L'acqua com'è, Marco? Buona. È fresca? Sì. Molto bene. Quindi sta funzionando tutto qui. Quanto alla grande. Questa era qui. Vabbè, ma ce l'avrà messa la mamma prima. No, ce l'avevi. Per fare un po' più in fretta. No, ce l'avevi messa te. Allora, buona. Il freddo, ti dico, c'è. L'unica cosa, secondo me, è che questi frigoriferi sono frigoriferi non proprio portati per poter fare... scusa, non ero sicuro che fosse acceso, per fare un mestiere fatto un po' come si deve, perché le pareti secondo me non sono come un frigo normale, quindi sicuramente una ventolina dentro ce la mettiamo e probabilmente insieme all'evaporatore nuovo, però devo dire che effettivamente rende molto. Andiamo a vedere un attimo. Come vedi, il frigo adesso congela, questo è l'ingresso, come vedi è tutto congelato e sta funzionando tutto quanto alla grande, direi che ci siamo. L'area di sosta l'hai vista, questa è la situazione. Noi stamattina, come ieri mattina, siamo in completo sole, quindi qua c'è un po' caldino, immagino che si veda, però tutto sommato poi oggi pomeriggio respireremo perché si alza un po' d'aria e si sta bene. Per cui da Cesenatico, frate, è tutto, ci vediamo al prossimo video. Se c'hai sempre commenti o cose da dire, fallo pure. Se ti è piaciuto il video, lasciaci un mi piace, se non ti è piaciuto facci sapere perché. Al prossimo video e alla prossima avventura. Bella, fratello!